Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video, sempre qui a Ostia Comics. Oggi un altro video dove vado a rompere palle ai cosplayer. Già ne ho visti un botto, pure ieri ce ne stanno un botto, ce ne stanno ancora un botto. Andiamo lì a rompere palle, a fargli qualche domanda, perché da dove gli è venuto in mente di usare questo cosplay oggi, perché hanno scelto sti cosplay e soprattutto qual è il loro anime sopravvalutato e il loro più preferito. Diciamo, già avete i primi cosplay, però ovviamente dopo, che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutto quello che dovete fare sempre. Dai, ci stanno un botto dei cosplay, già moglie, vado, già li ho visti alcuni. Vieni qua. Ma quanto sono fichi! Tu sei Capitan Uncino, tu invece sei vieni qua, non te vergogna, tu sei Candy e Capitan Uncino. No, non sono Mihawk di One Piece. Mihawk di One Piece, è miope. No, Mihawk, perché Mihawk avete scelto questi cosplay? Che fresco. Perché tu stai bello fresco, tu invece? Perché è bello ed è fresco. Oh, secondo voi, i vostri personaggi stanno al giorno d'oggi, sono così moderni, sono reali, diciamo. Cosa pubblicano su Instagram? Ah, se fossi personaggio. Il tuo personaggio su Instagram che ci mette? Su Facebook che ci scrive? Ah, ci mette immagini del deserto. Perché tu sei del deserto, sì. Tu invece tante birre. Probabilmente non avrebbe profilo Facebook e Instagram, ma sarebbe rimasto a MySpace. Un po' boomer. Ah, sì. sei un boomer. Sì. Raga, boomer. Se conoscete MySpace scrivete nei commenti. Però loro, tu sei il boomer della coppia, diciamo, tu sei dal deserto. Raga, qua abbiamo la squadra SWAT, giusto? Assolutamente sbagliato, perché siamo di Fallout New Vegas, dell'RMC. RMC, spiega il tuo personaggio. Repubblica della Nuova California, mi occupo di eliminare la regione. Elimina, tu invece? No, io sempre della RNC. Tu sei quello di Jumanji? No, non è quello di Jumanji. Sempre dell'RNC. Perché avete scelto sti cosplay da mettervi oggi con sto caldo infernale? Perché fa la più che è figo, quindi il sudore fa parte del gioco, tanto diciamo. Il deserto del Moave fa pure caldo, quindi va bene lo stesso. No, poi ora sono a riposo, di solito porto quel casco. Dov'sta? Il casco, mamma mia, quindi lo vedete in borghese con la faccia che si vede. Ma ditemi una cosa, raga, l'avete comprato, rubato, da dove viene il vostro cosplay? Fatti assolutamente da soli a mano. La mano nelle cose del deserto? Sì. Da sempre là. Senti, ma se il tuo personaggio avesse i social network, no? Che cosa pubblicherebbe? Non pubblicherebbe, è un boomer. Tu sei boomer? Ce n'è un altro di boomer, l'abbiamo visto prima. È il mio personaggio questo qui, nel gioco proprio lo fai tu, quindi sei proprio un boomer. Sei un boomer. Tu invece? No, io non penso posterei. Sono tipo da social. Non sono tipi da social, raga, niente, non si può fare. Quindi state voi per i cazzi vostri nelle Ande del deserto, sì, con i mostri e che basta. Ammazzate. Quindi da Fallout? Fallout New Vegas. Ci giocate a Fallout New Vegas? Scrivete qua sotto nei commenti come ti chiami. Aurora D'Ortono. Il tuo personaggio come si chiama? Sakura, vedi? Ma Sakura non c'aveva le carte. Ha perso le carte giocando a poker. Giocava a poker e ha perso le carte. Per chi hai scelto questo personaggio? È un personaggio che ha riscritto la mia infanzia, quindi mi ci ritrovo molto. Ti ci ritrovi perché, diciamolo, giochi a poker. Ma sì. Perdi o vinci a poker? No, io non ho perso. Ha perso le carte. Ma senti una cosa, l'anime secondo te più sopravvalutato che esista, secondo te qual è? O Jujutsu Kaisen o One Piece. Oh, tant'aro lei, proprio detti due. Invece secondo te il migliore in assoluto, dopo Sakura ovviamente? Allora, quello che mi piace di più personalmente è Sword Art Online. Sword Art Online, hai mai fatto un cosplay di Sword Art Online? Sì, ho fatto con mia madre. Dove sta tua madre? Vieni qua mamma. Lei ha fatto Asuna, poi il mio padrino ha fatto Kirito, io ho fatto Yui. Bello, tutti poi la famiglia. Vieni qua padre, vieni qua papà, vieni qua. Non è lui. Non è lui, non è.
Quindi tutta la famiglia a fare cosplay, ci piace. Ci piace, quanto siete belli, che personaggio siete voi? Allora, io Luca Megurine. Tu sei Luca, un altro Luca, mi sto capendo. Luca ti chiami? Sì. Luca, tu invece sei? E il personaggio, devo dire. Il personaggio. Azzone Miku. Azzone. Perché avete scelto questi personaggi? Beh, per l'occhio, perché dovevamo fare matching. In Turei dovevo fare un altro personaggio ancora, solo che non avevo il cosplay, cioè era rovinato e quindi me l'ha prestato. E quindi questo è il suo? Sì. Gli hai fregato il cosplay. Oh, che bello, ci piace. Quindi tutta roba tua, diciamo. Sì, esatto. È tutta roba affitta, cosplay affitta, sì, possiamo dirlo. Diciamo cosplay affitta, sì, ma io dico, perché, da dove vi è venuto in mente di usare oggi questi personaggi? Beh, è una versione poco vista questa di Azzone Miku. Poi Azzone Miku è famosissimo. Ragazzi, se la conoscete, scrivete qua sotto nei commenti. E quindi, secondo voi, l'anime più sopravvalutato che ci sia, secondo voi, qual è? Allora qua mi uccidono, ma l'anime più sopravvalutato che a me personalmente non piace. Oh, diciamolo, qual è? Demon Slayer. My Hero Academia. L'ha detto, raga, l'ha detto. Invece, secondo voi, il migliore in assoluto che ci sia, oltre ovviamente al vostro, qual è? Allora, onestamente, sottovalutatissimo Assassination Classroom. Oppure Elfenlied, che è un horror psicologico molto figo. Ci farete dei cosplay su questo anime? Io già l'ho fatto. Tu l'hai fatto? In fase di produzione. Beh, bello, lo vedremo alla prossima fiera, che è? Non lo so. Romix, diciamomelo. Rimromix. Ce la facciamo, gliela famo. Ci sta, tu sei. Aspetta, fammi indovinare. Tu sei Ade. Sì, sei una versione di Ade di un videogioco. Ci ho azzeccato, porca troia. Non ci azzecco mai. Perché hai scelto sto personaggio? Da dove ti è venuto in mente di metterti questo cosplay oggi? Perché adoro il personaggio di questo videogioco tantissimo. Sì. E poi, ragazzi, pure voi lo adorate, vi piace, scrivetelo nei commenti, diciamolo. E tu l'hai rubato, l'hai comprato. L'ho comprato, la parrucca l'ho fatta io. La parrucca l'hai fatta tu, sicura? Sì, l'ho fatta io. Ma secondo te qual è l'anime più sopravvalutato che ci sia? Oddio! Anzi, il peggiore, il più brutto proprio. Sword Art Online. Oh, l'ha detto. Invece il migliore in assoluto, più bello? One Piece. Qual è il personaggio che più preferisci? Ace Ventura, la chiappa. Non credo sia quello. Raga, invece voi, qual è il vostro preferito? Scrivete qua sotto nei commenti, non fate incazzare Ade. No. Oh, quanto sono belli sti cosplay. Che personaggio è il tuo? Sparkle Honkai. Mercoledì? No, non ci sento più io. Che personaggio è? Sparkle Honkai. Oh, tu invece? Black Swan, sempre di Honkai Star. Ma è di Genshin Impact, o sbaglio? No, già zecca un cazzo, però ci assomiglia un po'. Ma la mia domanda è che sto a fare a tutti gli altri cosplay. Da dove vi è venuto in mente questi cosplay? Perché avete scelto questi cosplay? Volevamo fare un cosplay matchato e abbiamo trovato questo. E l'avete trovato, l'avete comprato, rubato, da dove viene? AliExpress. Ah, AliExpress ci piace. Ma secondo voi l'anime più sopravvalutato che ci sia, anzi, quello proprio più brutto in assoluto? Chi è? Qual è? Ashinoko. Oh, invece il migliore che ci sia? Jujutsu Kaisen. Oh, attenzione. Allora, raga, ci sta, ragazzi. Wolverine. Sì, certo. Ci sta Wolverine, che viene direttamente dal film. E poi ci sta lui, Capitan America, che è stato scuoiato. No, quello è un altro che è stato scuoiato. Ma perché? Cioè, da dove vi è venuto in mente di usare questi cosplay oggi?
Sto caldo, siamo matti, ci sta, ma secondo voi il film, l'anime più sopravvalutato che ci sia, qual è? Più sopravvalutato? Sì, anzi il più brutto proprio. Più brutto, brutto, oddio. Più brutto, brutto, chi è? Come viene il più bello di dire One Piece. Il più bello One Piece, tu invece? Ma guarda, alla fine pure One Piece, da Dragon Ball, pure quella fa sponda. Cagare o è brutto? Vabbè, no, goli. Ah, io non te saprei, io sai. Ce ne sono tanti. Dimmene ce... uno, te. Uno brutto. Te ne dico io uno. Proprio vomità, vai. Te ne fa proprio vomità, che posso dire? No, sozzi, no, sozzi. Sono tutti belli. Sono tutti belli. Bravo Wolverine, bravo. Perché vuoi? Allora, qua c'è sta Buggy il clown, giusto? L'imperatore Buggy il clown. Io la mia domanda che sto a fare a tutti quanti è: ma da dove ti è venuto in mente di metterti sto cosplay oggi? Perché l'hai scelto? Lo domando pure io. Ma che mi ha fatto fare? Da chi ti ha fatto fare? Hai scelto il tuo personaggio perché ti rappresenta un po', perché era l'unico che c'avevi nell'armadio, perché? Volevo sfruttare un po' di suo. Si può dire? Dillo, di tutto. Bucio de culo. Oh, bucio de culo, aiutami tu. Oh, quindi è giusto. Me piace. Ma l'hai comprato, rubato? No, da dove viene? L'ho fatto io. Tutto fatto da lei. Quindi, questa è una canottiera del mio migliore amico. Tagliata che non è più evidentemente un suo migliore amico, gli ha fregato la canottiera. Ma secondo te l'anime più sopravvalutato che ci sia, anzi il più brutto proprio? Oddio, no, il più brutto, no, lo devi dire. No. L'hanno detto, lo devi dire anche tu, il più brutto, no, qual è? Il più brutto non lo so, diciamone uno. No, non lo so. Non lo sai? Non so, ce ne stanno tanti di brutti. Invece il più bello in assoluto, oltre One Piece ovviamente. Oltre One Piece, Full Metal Alchemist. Hai mai fatto un cosplay di Full Metal Alchemist? No. Però mi piacerebbe tanto. Lo farai prima o poi? Spero di sì, speriamo di vederlo. Qual è il tuo personaggio preferito di Full Metal Alchemist? Allora, preferito è il fratello di Ed, Alphonse. Quindi farai il suo cosplay prima o poi? Proprio l'armatura. No. Farei il cosplay di Ed. Di Edward, che non è Edward, mani di forbice, quella è un'altra cosa. Noi ragazzi invece ci vediamo al prossimo video, sempre qui a Ozia Comics, sempre qui a Rombricoglione Cosplay, sempre qui a fare le interviste e cosplay, a chiedergli qualcosa. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao cari!